Un saluto a tutti. Questo è il secondo video che riguarderà la riproduzione, praticamente, cioè in questo caso la gravidanza. Il video precedente riguardava la fertilità e quindi la capacità di concepire, un figlio da parte delle coppie e da parte della donna in particolare. È importante che quando si inizia, la fase di gestazione di gravidanza vi sia un peso quanto più vicino, al peso ideale per quanto riguarda una donna, perché poi, durante la gravidanza si inizia ad acquisire peso, talvolta in maniera un po' eccessiva, per cui partire da un peso ideale è importante proprio per non gravare troppo, sulla schiena, sulle articolazioni, sulla pressione, sulla capacità di equilibrio cardiovascolare. E anche ovviamente sulla capacità motoria, perché è importante che durante la gravidanza si conduca una seria attività fisica che faccia in modo da non da rilassarsi innanzitutto, ma anche da evitare di assumere ulteriormente peso. L'alimentazione è fondamentale per quanto riguarda la gravidanza, è importante, diciamo, nella prima fase della gravidanza, quindi nel primo trimestre, in cui purtroppo ci sono la maggior parte degli aborti naturali, degli aborti spontanei, proprio perché ci sono, diciamo, delle difficoltà ad iniziare la proliferazione, diciamo, il differenziamento dell'embrione, dei suoi tessuti, dei suoi organi. E ci sono delle difficoltà quando, per esempio, l'utero è infiammato, ci sono processi di infiammazione a carico dell'utero, ma anche quando ci sono delle infiammazioni a carico dell'intestino, che poi inevitabilmente si riflettono sull'apparato riproduttivo. È importante, che, gli alimenti che vengono assunti dalla gestante, dalla madre in gravidanza, forniscano, tutti gli elementi nutritivi necessari al bambino, soprattutto le proteine, quindi è necessario mangiare uova, carne, pesce, ma anche degli ortaggi, delle verdure di stagione che sono fondamentali per l'apporto di sali minerali e di vitamine. Purtroppo molto spesso, in effetti anche giustamente, si considerano gli ortaggi crudi come un pericolo per le donne in gravidanza. In alcuni casi ovviamente è così, bisogna rispettare questa norma igienica, però non ci possiamo neanche privare di quelle proteine termolabili che purtroppo cuocendo le verdure vengono eliminate. Per cui si può cominciare, insomma, a introdurre un po' di frutta di stagione, ovviamente in maniera molto limitata, e non, diciamo, nella seconda parte della giornata, per non creare appunto un carico glicemico che poi non riesce ad essere smaltito, e diciamo, utilizzare la verdura, se non cruda, magari cotta nella maniera migliore, in modo da non perdere completamente le vitamine. La cottura a vapore oppure una leggera scottatura in modo da non prolungare troppo la cottura è, diciamo, la condizione ideale per consumare la verdura in gravidanza. Inoltre, il discorso del latte che facevo per quanto riguarda la fertilità è importante anche per quanto riguarda la gravidanza, quindi assumere, dosi eccessive e continuate e prolungate nel tempo quotidiane di latte è deleterio ed è fondamentale. Se non eliminarlo, ridurlo moltissimo. Così come tutti i grassi di origine animale, in effetti, gli acidi grassi trans sono pericolosissimi, particolarmente in gravidanza, e soprattutto quelli derivati dal latte vaccino. Quindi evitate di utilizzare il burro per qualsiasi cosa e anche il burro nascosto contenuto negli alimenti industriali. Inoltre, il latte vaccino può essere sostituito da tanti altri alimenti, il calcio non dovete necessariamente prenderlo dal latte, ormai questa cosa è risaputa, molti nutrizionisti, medici lo dicono tranquillamente e inoltre è molto importante utilizzare moderatamente, chiaramente, però comunque utilizzarli semi oleosi perché per chi soffre di nausea durante il primo trimestre di gravidanza sono un ottimo supporto. Insieme in effetti anche agli ortaggi crudi e sgranocchiati, diciamo durante gli spuntini, sono un ottimo sistema per eliminare la nausea. Non esagerate con il bere anche, perché tanto con il bere acqua intendo, perché chiaramente gli alcolici devono essere totalmente eliminati. Non esagerate neanche con quello, perché poi nell'ultimo trimestre soprattutto si creerebbero fenomeni pesanti di ritenzione idrica. Bevete quanto è necessario. In effetti si ha un certo senso della sete un po' maggiore durante la gravidanza, per cui già quello serve per riequilibrare l'introduzione di liquidi.
Ed è di fondamentale importanza non soltanto l'aspetto nutrizionale durante la gravidanza, ma anche l'aspetto dell'umore. Voi state trasmettendo, dico voi come madri, come donne, voi state trasmettendo al vostro bambino, al vostro feto, tutta la vostra, tutte le vostre, io, i vostri umori, i vostri stati d'animo. Quindi rilassatevi, mangiate bene, mangiate cose che vi piacciono e che vi fanno bene. Non perdete il gusto per il cibo, perché anche mangiando bene si possono mangiare cose estremamente gustose e assaporare anche cose nuove. E questo, cioè l'introduzione di cibi nuovi e di una gamma diversa di sapori, aiuta a formare il gusto anche nel bambino, soprattutto nell'ultimo trimestre. Inoltre passeggiate, andate in bicicletta, andate nei parchi, andate nei boschi, andate in montagna, prendete sole, perché tutto questo aiuta a rilassarvi, aiuta a sintetizzare la vitamina D, aiuta ad avere un'ottima respirazione, una buona ossigenazione. E poi rilassatevi, fate tutto quello che vi serve, fate yoga, ascoltate musica per avere un buon umore e un buon atteggiamento verso la vita. Ricordatevi che tutto quello che voi siete in quel momento lo state trasmettendo al vostro bambino, perché la gestazione in realtà è un momento di trasmissione di quello che siete alla futura vita. E inoltre, sono stati condotti diversi studi, di cui uno, fondamentale, a mio avviso molto interessante, che vi consiglio di leggere, fatto dal pediatra Vasilios Fanos. Credo che lui sia un pediatra che lavora in Calabria, se non erro, in un'università in Calabria, che si è concentrato sulla programmazione epigenetica transgenerazionale. Il suo studio si chiama Metabolomica e Microbiomica, la medicina personalizzata dal feto all'adulto. Lui parla di programmazione epigenetica transgenerazionale, parlando praticamente di tutti quegli stimoli che arrivano al bambino nella fase che va dalla 28ª settimana di gravidanza a 28 giorni dopo la nascita, quindi nella fase praticamente di neurogenesi, in cui le nostre cellule nervose sono molto plastiche, hanno un fenomeno di alta plasticità sinaptica e sono praticamente modulabili, plasmabili da tutti gli eventi che arrivano dall'esterno attraverso la madre. Quindi un aumento della risposta neuroendocrina può essere, ad esempio, una reazione a un evento stressante della madre, per cui avere eventi stressanti in gravidanza può andare a influenzare negativamente l'imprinting che si dà a questo bambino, a questo figlio, e tutta la sua neurogenesi, quindi tutta la sua formazione del sistema nervoso e anche il suo stato di salute, in realtà, nel corso della sua vita anche da adulto. In realtà, la salute dei genitori influisce sui futuri figli. Quindi sicuramente noi siamo quello che mangiamo, ma possiamo anche dire che noi siamo quello che hanno mangiato i nostri genitori. Quindi è di fondamentale importanza durante la gravidanza avere sempre rispetto per le norme della corretta nutrizione. Per quanto mi riguarda e per quanto riguarda anche le mie pazienti, io ho sempre fatto rispettare e ho rispettato io stessa le regole della dieta Mozzi del gruppo sanguigno. Io sono gruppo 0, anche mia figlia in realtà è gruppo 0, quindi abbiamo avuto, diciamo, una vita facile per quanto riguarda questo aspetto. Però vi posso dire che io non ho mai avuto nessun tipo di problema in gravidanza, niente, assolutamente una gravidanza perfetta, un parto naturale perfetto, anche abbastanza gestibile da un punto di vista del dolore. E anche mia figlia è sempre stata bene, non ha avuto necessità praticamente di nessun tipo di farmaco finora. E non ho avuto nessun problema di coliche, e neanche di irritazioni, di problemi dermatologici, niente, assolutamente niente. Ed è sempre cresciuta in maniera ottimale. E i prossimi video riguarderanno la fase di allattamento, svezzamento, e poi l'ultimo video riguarderà l'educazione alimentare dei ragazzi, dei bambini e degli adolescenti. Se questo video vi è piaciuto, vi consiglio sempre di continuare a seguire i video su questo canale e di seguire anche la mia pagina Facebook, che è Dottoressa Cristina Coccia, biologa nutrizionista. Un caro saluto a tutti, al prossimo video, quindi a presto.